abbiamo una relazione sponsale con Cristo, il quale è dentro di noi, vive dentro di noi e con la sua presenza porta il Padre e ci dà la vita dell'amore. Ed è in questa vita di amore che ogni ingerenza aliena viene stroncata, non c'è posto né per superstizione, né per magia, né per pratiche esoteriche, né per altra diavoleria che il maligno ha inventato per stornarci da Cristo e per deturparci proprio in quella dimensione filiale e sponsale che abbiamo con Dio. Lo Spirito mi ha condotto sul Monte Carmelo e mi ha fatto sentire il mormore di Dio, per cui a questo mormore di Dio io voglio invitarvi in questo contesto dove c'è tanto chiasso, pur suscitato dallo Spirito, ma che deve dare spazio a una riflessione intima, profonda, della nostra relazione con Dio, che sostenga la nostra vita quotidiana. Parlando di superstizione, ne parlerò brevemente, perché vorrei entrare subito in quella dimensione di cui vi ho parlato, filiale e sponsale. Vorrei parlarvi della superstizione così brevemente e dico subito che la superstizione nelle sue forme leggere suppone una relazione tra due eventi, relazione di causa ed effetto, che non c'è. Per cui è contro la sana ragione. E un po' tutti siamo matti quando cediamo alla superstizione. Se io vedo un gatto nero, non ci passo. Mi faccio la croce, c'è pericolo. Se io vedo un cane, e allora mi metto un nastro rosso e un nastro bianco per preservarmi, invocando Dio dai morsi del cane o dalle ferite del cane. Sono tutte pratiche magiche, anche quando c'è l'invocazione di Dio, perché annettiamo un valore, un effetto a questi modi di agire, effetti che certamente urtano contro la sana ragione e sono fuorvianti dalla fede. Ma finché rimaniamo in questa forma di superstizione o di vana osservanza, non siamo nel grande male. Il grande male comincia quando la superstizione diventa qualificata, quando ci ricorriamo ai maghi. E il ricorso ai maghi è frequente, anche in mezzo a noi ricorriamo a maghi, ricorriamo a persone che ci possono aiutare, mentre in realtà il mago non ci può aiutare, soprattutto se il mago esercita la sua arte con l'aiuto del maligno. Il guaio maggiore è quando dalla magia arriviamo alle invocazioni degli spiriti nelle diverse forme. Allora la superstizione diventa qualificata e diventa un grave danno per noi, perché è il ricorso al maligno. Peggio ancora quando ricorriamo direttamente
o indirettamente, ma veramente, allo spirito del male, al demonio, per scansare i pericoli, per riuscire in qualche intento, per avere un aiuto, il che avviene anche qualche volta tra di noi. Per cui è ben detto che lo spirito ci deve guardare da tutte queste formule di diversa superstizione, sia quella semplice, sia quella qualificata, sia quella maligna, ossia tutti quegli elementi che ci fanno servi, schiavi, da cui Dio ci ha liberati per riacquistare la vera libertà di figli di Dio. E lo spirito che ci rende liberi, dove c'è lo spirito, ivi c'è la libertà. Io non vorrei procedere su questo versante perché mi urge parlare dell'intimità divina, ossia di quel dono dello Spirito che ci rende liberi da tutto ciò che è mondano, da tutto ciò che è malefico, da tutto ciò che non è Dio, perché siamo figli di Dio, popolo consacrato, popolo eletto, popolo sacerdotale, perché siamo entrati nella dimensione sponsale in Cristo, con Dio, per cui Dio abita in noi e noi con Dio, ed è in questo stato che qualunque forza del male non ci può nuocere e noi siamo veramente liberi e goderci la libertà che Dio accorda a tutti quelli che hanno ricevuto l'amore. Ho fatto un excursus sulla Bibbia per vedere come Dio ci libera. Ecco, il primo comandamento, sia nella versione del Deuteronomio 5, sia nella versione dell'Esodo 20, ci dice che il primo comandamento è: io sono il Signore Dio tuo, che ti ha liberato dalla schiavitù, un testo, o dalla condizione servile, un altro testo, per cui non avrai altro Dio all'infuori di me. Già nel primo comandamento dell'antica alleanza noi abbiamo la liberazione annunciata da Dio. Egli ci libera dalla condizione servile in cui ci troviamo, oppure da ogni schiavitù, se noi lo consideriamo l'unico nostro Dio e non accediamo a nessuna forma di convivenza o comunque di aderenza alle forze del male, agli dèi stranieri, in qualunque forma esse si presentano. E allora è il senso dell'alleanza con Dio, della intimità con Dio, opera dello Spirito, che ci libera da ogni condizione servile, ci libera dal maligno, ci libera dal peccato, ci libera dalla superstizione e da qualunque altro elemento mondano. Dio sceglie, noi siamo stati scelti da Dio. Gesù dirà: non siete state voi a scegliere me, ma io ho scelto voi. Dio ha contratto un'amicizia con noi, c'è una relazione amicale, un'alleanza, un patto. Noi abbiamo un'appartenenza, apparteniamo a Dio, non perché noi abbiamo scelto Dio,
ma perché Dio ha scelto noi. I diversi testi del Deuteronomio ci mettono su questa linea. Dio ha scelto voi, non perché eravate un popolo più numeroso, forte, perché siete un popolo minuto, uno dei piccoli, più piccoli popoli, siete fragili, ma Dio ha scelto voi, come ha scelto Abramo, vostro padre, come ha scelto Esaù, vostro padre, come ha scelto Giacobbe, vostro padre, così ha scelto voi, figli di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Siamo stati scelti da Dio. E questa scelta comporta un trattare di Dio con noi faccia a faccia. Qual altro popolo ha un Dio così vicino, per cui può dire che Dio parla faccia a faccia? Quando tu, o Israele, Dio ti parla, Dio ti tratta come un amico, come un intimo suo, perché se sei suo alleato, egli ti ha scelto, egli ti ha prescelto fra tutti i popoli perché sia suo. E tu devi essere suo conservando l'amore, che è l'osservanza dei suoi comandamenti. Questa alleanza con Dio già è manifestata nel fuoco, nello spirito, così saltellando attraverso le scritture possiamo ricordare il roveto ardente, l'amore di Dio misericordioso che crepita nel roveto. Dio sente l'oppressione del suo popolo in Egitto e manda Mosè, segno di Cristo, figura di Cristo, a liberarlo. Dio scende in Egitto, libera il suo popolo, lo fa passare attraverso il Mar Rosso, lo guida nel deserto, attraverso la nube luminosa, il fuoco ardente del roveto. Lo ritroviamo nella colonna di fuoco che accompagna il cammino di Israele, simbolo dello Spirito. E lo ritroviamo alla prima grande tappa, il Sinai, dove nel fuoco, simbolo dello Spirito, Dio parla al suo popolo e contrae col suo popolo una nuova alleanza. Un'alleanza che è temporanea, ma è un'alleanza vera, un patto. Più che di leggi, si parla di un patto di amore. Dunque, tra noi e Dio esiste un'alleanza, un patto di amore, una comunione di sangue, secondo il rito antico. Ecco che le mani dei due contraenti il patto venivano immerse nel sangue dell'agnello, dell'animale, poi veniva sperso il sangue e veniva contratta questa alleanza. Era la consanguinità spirituale, legale, che veniva a costituire come il segno della consanguinità naturale. Diventiamo così consanguinei di Dio, per cui l'alleanza diventa consanguinità. Poi, saltellando un poco attraverso le scritture, vediamo come questa alleanza si va più intima, diventa un'alleanza nuova, cioè un'alleanza nuova che viene prefigurata, ma che poi viene attuata,
nel Nuovo Testamento.